Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di MT Academy. Oggi andremo a vedere la novità di casa Nice, BD Shutter, una centralina che ci permette di gestire le automazioni come tapparelle o tende grazie a telecomandi bidirezionali oppure collegandolo al nostro home center Yubi grazie a app sul telefono. Io sono Andrea, uno dei tecnici di MT Distribuzione, una realtà strutturata che distribuisce ai professionisti di settore soluzioni per la home and building automation, affiancando servizi di formazione e assistenza tecnica. Se vuoi altre informazioni, trovi il link in descrizione. La nuova centralina BD Shutter di Nice è una centralina che ci permette di andare a gestire tapparelle o tende automatiche e grazie al protocollo di comunicazione BD ci dà la possibilità di sapere lo stato dell'automazione, ci dà la possibilità di essere configurata sulla centralina Yubi dove potremo configurarne i parametri e avere la possibilità di gestirla dal nostro telefono. Ora andiamo a vedere come si configura il telecomando MyGo su questa centralina. Molto semplicemente si va a premere il pulsante fino a che il LED non diventa rosso. Fatto questo, premiamo il pulsante sul telecomando, i lampeggi stanno a significare che è andato a buon fine, il telecomando vibra e il LED si accende con colore verde. Attendiamo che il LED si spenga e possiamo già andare a utilizzare la nostra centralina col telecomando. Come vediamo, il telecomando ci dice col LED verde che il comando è andato a buon fine. Tutte le applicazioni di cui parliamo in questo video le potrai trovare comodamente in descrizione. E ora andiamo a vedere come configurare BD Shutter sulla centralina Yubi. La prima cosa, ovviamente una volta raggiunta la pagina di programmazione di Yubi, si va nelle impostazioni, dispositivi, come di consueto si clicca il tasto più per aggiungere un dispositivo, si sceglie il tipo di dispositivo, in questo caso Nice, e si va a scegliere il tipo di configurazione che si vuole fare. In questo caso usiamo il pairing con un telecomando già associato. Proviamo successivo, clicchiamo Auto Detection. In questo caso dobbiamo premere il tasto del telecomando un paio di volte finché, eccolo qua, non viene rilevato il protocollo. Clicchiamo successivo e ora andiamo ad associare il segnale del telecomando con la centralina Yubi. Quindi premiamo modalità associazione e premiamo due volte il tasto sul telecomando. Vediamo che è stato aggiunto il dispositivo, clicchiamo successivo. Qui abbiamo la possibilità di andare già a dare un nome alla centralina, la chiameremo BD Shutter. Da qua possiamo scegliere la stanza, ovviamente noi avendo una stanza singola la mette in default nell'unica stanza che esiste e possiamo dargli il ruolo, in questo caso il cieco composizionamento che sta a significare tapparella. Possiamo anche andare a fare un test dei pulsanti e quando siamo soddisfatti clicchiamo finito. Come possiamo vedere è stato aggiunto il nostro dispositivo e possiamo andare direttamente a gestirlo dal pannello Yubi che ci dà lo stato, infatti in questo momento ci dice che è completamente aperta. Se noi diamo la chiusura alla tapparella vediamo che ci risponderà con lo stato di chiusura. Possiamo continuare a usare il nostro telecomando e vediamo che comunque sulla centralina Yubi lo stato viene sempre riconosciuto. Da questa schermata, oltre a poter aprire e chiudere la tapparella o settare direttamente una posizione, possiamo anche andare a vedere qual è il consumo totale dell'automazione e anche andare a settare delle posizioni preferite, che sono delle posizioni di aperture parziali, ad esempio 50 o 20%. Inoltre, dai parametri possiamo andare a decidere noi qual è la posizione preferita nel parametro 1 e 2, dove abbiamo le posizioni intermedie e possiamo andare a cambiarle come vogliamo. E ora vediamo sull'app del telefono che è già apparso l'icona della nostra automazione. Cliccando sopra diamo il comando passo passo. Quindi ovviamente se è aperta si chiuderà e se è chiusa si aprirà. E poi possiamo andare più nello specifico a gestire direttamente l'apertura grazie al comodo slider a una percentuale che vogliamo noi. E ora alla macchina del caffè per le considerazioni finali. Quindi con la nuova centralina BD Shutter
Se la richiesta è automatizzare un motore per tenda o tapparella con comandi via radio, con comandi locali o anche magari in un secondo momento implementare il sistema Smart Home, puoi fare tutto questo senza problemi, in modo facile e veloce. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!